I feel your fear. Cerca di far attaccare ad Orens, sempre là siamo. Salvataggio. Scappa da Sevastopol. Avvia la procedura di attracco. Attiva il gancio per l'attracco. Ok. Questo si sveglia perché ha gli occhi gialli. Lo facciamo drippare, vediamo. Non mi spaventi più così. Così no, cioè. Verlaine, i ganci per l'attracco sono attivati. Ora la superiore. 50 di miscela. Cosa vorrà mai dire? Cosa vorrà mai dire? Se posso usare la piattaforma di manutenzione. Posso raggiungerti se trovo una tuta spaziale. Stai attenta, Ripley. Deve funzionare. Piattaforma di manutenzione. Fatto! Alla chiusa d'aria? Beh, non avevo dubbi comunque, è la parte finale del gioco, cioè. Credo sia la parte finale del gioco. Quindi è anche normale che ci siano gli alien qua. Il seno, chiamateli come vi pare. Sono più di uno. No! Wow, 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 wow. Però è cambiarsi con gli alien nella stanza accanto. Ma la musica? No! Che è successo? Non mi dire che non penso finisca così. No! Guarda che sono stato infettato anch'io. Non è possibile che mi trovo lì senza essere stato infettato. Non è possibile. No, però, spero di no. Poi è un problema della storia, cioè no, non mio.
io ho fatto tutto al meglio delle mie possibilità. Mi seccherei se alla fine... Pensavo che mi stava per uccidere per quello che lancia fiamme, ma non c'era bisogno perché se ne stava andando. Che brutta sta animazione però che ha fatto quando è caduta. Che brutta. Cristo! Fammi solo uscire viva. Ma questo mi ha fatto cagare. Madonna, dai. Qualunque cosa accada non devo correre. Ora che ne passi un altro. Allora, in teoria non dovrebbe, perché ci sono i... non è proprio binario questo. Ci è mancato poco. Ho visto la luce là, cioè proprio... Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo proprio. Sono morto. No. Sono lei, ci sei. Ti prego, dimmi. Lo pensavo anch'io. La forza di gravità ha piegato la piattaforma e non possiamo staccarci dalla stazione. Che cosa devo fare? Esci dalla chiusa d'aria attraverso la piattaforma di manutenzione. Ci sono delle cariche esplosive sullo sgancio di emergenza. Mamma mia, questa parte è bellissima. Perché da... non posso manco salvare? No? Siamo questa. Questa parte è bella, però mamma mia, quanto è esasperante. Devo aspettare che si apra. Ok. Sotto di noi c'è la Torrens, la nave che ci porterà in salvo. Anche se io ho come la sensazione che lei sia infetta. Spero di no, ma... la vedo dura, francamente. Quella merda è lì che sta aspettando me. La merda è lì che aspetta me. Fai saltare le cariche. Non leggere, è pieno di alieni attorno a te. E sono morto? Io non posso fare niente qua, posso solo sbrigarmi, ma...
io. Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta! Oddio! Questo è Sevastopol. Tutti gli alien dentro. Wow. Ok, vediamo adesso come finirà sta storia. Verlaine, sto andando sul ponte. Perché se è come penso io, e cioè che sono infetto, qui è dove tutto è iniziato. Sulla Torrens. No, non posso. Davvero non posso? Dai. Vabbè. Verlaine. Che ci fanno questi qua? Come schifo sono arrivati qua dentro. Dai, non ci credo. Davvero. Finisce così. Non finisce così? Cioè, è fine che sono entrati anche nell'altra nave. Hanno ucciso tutti quanti e noi per salvarci abbiamo, non lo so, depressurizzato la stanza, non ho ben capito, siamo usciti fuori nello spazio e li abbiamo buttati fuori anche loro, ma così siamo morti anche noi, anche se si è vista quella luce che fa girare un seguito. In effetti dovrebbe uscire un Alien Isolation 2, se non ho capito male, ma mi è noto che è un horror, quindi non sempre c'è un happy ending in un horror, ma bello. Bello comunque, bello dall'inizio alla fine. Più alla fine che all'inizio. Diciamo che mi sono spaventato spesso e volentieri per nulla, perché gli alien alla fine, il Xeno, erano più stupidi di quello che pensassi. Non perché sono stati programmati male, ma perché sono stati programmati in questo modo. Semplicemente non potevano essere perfetti, perché non sei riuscito a fare un passo. Mi ha fatto molta più paura all'inizio che alla fine. Alla fine è stato soltanto, non stressante, qual è la parola giusta? Dava ansia, ecco. Dava molta ansia alla fine il gioco, perché veramente volevo che si salvasse questa protagonista, Ripley. Forse si è salvata, forse no, non si è capito bene. Il finale lascia presagire un altro alien, ma ad oggi non è ancora uscito, quindi no. Il gioco è terminato. Ci abbiamo messo 5 live per finirlo, circa 15 ore, se non ricordo male, 15 o 14 ore. E comunque la media è quella, quindi va bene. Si potrebbe rifare inizia. Ecco, io gioco a medio, poi c'è difficile incubo. Medio era abbastanza giusto, mettiamola così. Ragazzi, io spero che vi siate divertiti a guardarmi giocare questo titolo. Io mi sono più spaventato che divertito, anche se alcune parti sono state anche divertenti. Spero di rivedervi alla prossima live. E nulla, ci vediamo lunedì, quindi. Oh.